Giruns in Mediobanca. Il banchiere guiderà non solo il consiglio di sorveglianza, ma presiederà anche il patto di sindacato. Cesare Geronzi, che a 73 anni è il padrone del sistema finanziario italiano, e ha una condanna in primo grado a 20 mesi per il crack dell'Italcase, ha avuto 2 interdizioni dalle cariche e ha 5 processi per bancarotta e 2 anche per usura. Uno gli sta andando bene, a Palmi. 3 riguardano i crack dell'Acciaierie e della Parmalat, 2 erano, lui li ha tutti e 2. In America credo che non gli farebbero toccare nemmeno un dollaro altrui, in Italia i processi sono un po' come il Giro Vital, aiutano ad allungare la vita. Si dirà, ma se questo è il padrone del capitalismo italiano, perché se ne parla così poco? Apposta perché è il padrone del capitalismo italiano, se ne parla così poco. Possiamo fidare. La banca per tutti, del gruppo... Un'altra grande passione, lo sport. Geronzi è molto sportivo e la sua famiglia anche di più. La figlia Chiara, giornalista del TG5, stava ai vertici della GEA World insieme a tanti figli di papà, il figlio di Moggi, il figlio di Cragnotti, il figlio di Tanzi e il figlio di De Mita. La figlia, l'altra figlia di Geronzi, Benedetta, viene nominata da Carraro capo del marketing della Federcalcio. E Carraro che cosa fa? Fa anche il presidente del Mediocredito Centrale, che fa parte del gruppo Capitalia e che tiene in mano le grandi società di calcio tutte indebitate fino al collo. Conflitti. Premessa, Geronzi è assolutamente innocente fino a condanna definitiva, quindi qui non si parla di questioni penali. La domanda però è...